Scott e Frank possono giocare con uno tra Gilmour e Lobotka, partire assieme no. Quindi mediana 2 per esempio, Lobotka o Gilmour con Anguissa o McTominay. Buon pomeriggio ragazzi e bentornati sul canale, io sono Dario detto il Darion e oggi siamo qui riuniti per commentare la conferenza stampa di Mister Conte pre-Napoli-Como che si giocherà proprio di venerdì. Una giornata proprio bellissima, il venerdì sera. Forse è la prima volta che il Napoli gioca di venerdì, perché io non me lo ricordo. Comunque, cominciamo subito con la prima domanda. Ovviamente, domanda sul primo posto, perché al momento il Napoli è primo e quindi gli viene chiesto come si gestisce il primo posto. E Conte comunque dice, lavorando seriamente come si è sempre fatto. Siamo all'inizio del campionato, come vi dissi anch'io nel video del Napoli-Monza, fare questi discorsi a mio avviso alla settima giornata lasciano un po' il tempo che trovano. Il fatto che in vetta si siano alternate 6 squadre in 6 giornate è la dimostrazione del fatto che siamo in un periodo di assestamento per tutti quanti, ed è vera questa cosa. Si gestisce lavorando come si è sempre lavorati quotidianamente fino a questo punto. Si fa poi la domanda su Fabregas, che in questo momento è l'allenatore del Como, un allenatore che comunque sta dando comunque segnali sorprendenti a mio avviso, sta dimostrando comunque di essere un allenatore valido. Noi sappiamo benissimo che Fabregas è stato un calciatore di Conte quando era al Chelsea, quindi entrambi si conoscono, ecco, mettiamola così. Gli chiedono poi del Como, Conte la definisce un po' la squadra rivelazione del campionato. Poteva vincere col Bologna in casa, ha battuto l'Atalanta in trasferta, ha battuto il Verona, mix tra giovani come Fadera e Paz e Perrone, e poi anche giocatori di esperienza come ad esempio Sergi Roberto, Moreno o Cutrone. Poi noi ovviamente ragazzi analizzeremo il Como un po' più nel dettaglio domani nel video della vigilia, perché ho notato che i video dove vi ho, diciamo, spiegato i punti deboli di Palermo e Monza tramite i numeri, vedo che vi sono piaciuti abbastanza e quindi lo riproporremo anche domani e parleremo anche delle probabili formazioni domani. Quindi sicuramente il Como, una squadra che non sarà la classica squadra cuscinetto, però è sicuramente una squadra che sta sorprendendo. Poi si riparla dello stadio, se quanto è importante lo stadio per un club ambizioso, discorsi che abbiamo già sentito e ripetutamente. Direi di sorvolare un po' questo pezzo perché comunque l'abbiamo sentito più volte. Si parla poi di Lukaku. Quanto manca a Lukaku per arrivare alla condizione ottimale? E dice Conte che sta iniziando a lavorare con gli stessi carichi di lavoro della squadra. Ha bisogno di lavori specifici perché ha un fisico diverso dagli altri, ed è questo abbastanza normale. Inizia ad essere in buona condizione, quindi evidentemente queste prestazioni un po' sottotono di Lukaku ultimamente sono ancora figlie di questa condizione ottimale che ancora tarda ad arrivare. Lo sapevamo perché Lukaku è uno che ha un fisico importante e per entrare in condizione ci mette più tempo degli altri. Una cosa che però voglio dire su Lukaku, ragazzi, è che lui comunque sta dimostrando una dedizione e un comportamento nei confronti del Napoli veramente encomiabile e apprezzabile, perché anche nella prossima pausa nazionali lui non andrà in nazionale per trovare la condizione migliore e quindi essere al top per la partita contro l'Empoli dopo la pausa nazionali. Questo è un atteggiamento che io apprezzo moltissimo e che mi fa piacere. Comunque parliamo di un giocatore comunque che dal punto di vista professionale si sta comportando molto bene, quindi lo volevo sottolineare questa cosa perché è apprezzabile che rinuncia alla nazionale per andare comunque a trovare la condizione fisica migliore possibile per la partita dopo la pausa contro l'Empoli. E a proposito di diciamo allenamento, notizia dell'ultima ora, Mario Rui è stato reintegrato nella rosa, quindi si allenerà con gli altri calciatori, però non sarà utilizzabile perché è fuori lista. È stato fatto questo, diciamo, questo reintegro esclusivamente, secondo me, per evitare guai legali. Ecco, quindi si allenerà, ma non sarà utilizzabile perché è fuori lista. Come si può migliorare ancora, diciamo, in generale il Napoli?
nonostante questo primo posto. Conte dice: lavoriamo sotto tutti i punti di vista, la gestione della partita, le scelte, a volte siamo un po' frettolosi, ma fa parte del percorso. Quando parla di gestione della partita, secondo me si sta riferendo anche al secondo tempo contro il Monza. Stiamo lavorando tanto, c'è voglia di migliorarsi e ci sono margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista. Poi si affronta il tema del giocare prima, cioè il Napoli giocherà venerdì, quindi giocherà prima di tutti gli altri, e quindi chiedono a Conte come si gestisce una partita sapendo che giocherai prima di tutti gli altri. Dice Conte: un vantaggio se vinceremo, ma non l'abbiamo ancora fatto. Saremo i primi, sì, avremo la possibilità di rimanere in testa, che in questo momento conta poco, ma conta mettere 3 punti in classifica. E io sono d'accordissimo con questa cosa, cioè secondo me fare questi discorsi, ripeto un po' quello che ho detto sull'essere primi in questo momento, fare questi discorsi a inizio campionato a mio avviso non ha senso, perché tu comunque hai appena affrontato 6 partite, te ne mancano ancora 32, ci sono tantissimi mesi ancora davanti a noi per parlare, diciamo, di lotta a scudetto, per parlare di primi posti. E la stessa cosa la penso per il giocare prima oppure dopo. Cioè, siamo comunque in una fase della stagione dove siamo ancora agli inizi, c'è ancora tantissimo da giocare, quindi essere primi, essere secondi, essere terzi, giocare il venerdì, il sabato, la domenica non cambia tantissimo in questa fase. Se invece trasliamo questo discorso, che ne so, siamo ad aprile, mancano le ultime 10 giornate, lì la situazione cambia, perché comunque c'hai meno partite a disposizione, i punti sono meno, quindi c'è meno margine di errore, devi essere mentalmente pronto comunque ad affrontare uno stress mentale, a maggior ragione se stai rincorrendo un obiettivo. Io faccio sempre l'esempio del Napoli di Gattuso, quando arrivammo quinti all'ultima giornata col pareggio contro il Verona, che ci buttò fuori dalla Champions League. In quel caso tu stavi facendo una rincorsa punto a punto sulla Juve e stavi rincorrendo il quarto posto. Mancavano poche partite, quindi tu non potevi permetterti sbagli, avevi una pressione mentale e uno stress che ti obbligava a vincere tutte. Alla fine sei caduto sull'ultima partita e hai perso l'obiettivo. Allora in quel caso ti dico: giocare prima è meglio, perché magari metti pressione sul tuo diretto concorrente vincendo la partita. Essere primi alla 30ª giornata è importante, perché dai pressione a quelli che ti stanno dietro. Ecco, quindi questi discorsi per me valgono verso il finale di stagione. Adesso lasciano il tempo che trovano. Però la cosa importante da dire in questa partita è che Napoli-Como inaugura un mese importante, ragazzi, perché tu a ottobre giocherai contro Como, Empoli e Lecce, e poi c'è, mi pare, il 29, l'infrasettimanale contro il Milan a San Siro, che inaugurerà poi il filotto della morte con tutti gli scontri diretti consecutivi. La partita di domani va vinta, perché vanno messi i punti in cascina per, diciamo, affrontare con un po' più di tranquillità, tra virgolette, il mese di novembre e di dicembre, dove ci saranno tanti scontri diretti che puoi vincere, perdere o pareggiare. Quindi la partita contro il Como, la partita contro l'Empoli, la partita contro il Lecce devono essere occasioni per fare più punti possibili e metterti in cascina comunque tra virgolette un tesoretto che ti può far stare più tranquillo in ottica novembre e dicembre, quando avrai tanti scontri diretti e lì è naturale comunque perdere qualcosa lungo la strada. Quindi tu devi fare bottino pieno adesso per poi, ripeto, affrontare meglio novembre e dicembre. Questa per me è l'importanza di Napoli-Como, non il fatto di essere primo e di giocare il venerdì. Poi si parla come sempre della pressione, dice Conte: la pressione è una cosa che dobbiamo abituarci ad avere sempre, è morte tua vita mia calcisticamente, questa frase mi piace tanto. Ecco, attenzione a questo punto, dobbiamo tapparci le orecchie e sapere il percorso da fare. La pressione qualche furbetto può mettercela da fuori per coprire la propria squadra, ma fa parte del gioco. Altro punto fondamentale di questo discorso: la storia ha insegnato che gli scudetti li vincono. La storia, il valore patrimoniale della rosa e gli ingaggi. La storia si intende il palmarès, quindi questi tre dati a chi fanno riferimento? A Juve, Inter e Milan. Quindi sono sempre le solite tre:
che hanno la pressione di vincere sempre. Poi dice comunque la storia è fatta anche di eccezioni. E mi viene in mente il Napoli, perché il Napoli quando ha vinto 2 anni fa non aveva la storia di Juve Milan Inter, non aveva il Monte Ingaggi di Juve Milan Inter, mi pare che era tipo il quinto Monte Ingaggi della Serie A, non ricordo benissimo, e poi non aveva un valore patrimoniale della rosa da primo posto, lo è diventato nel corso dei mesi e col gioco che ha valorizzato tutta la squadra. A bocce ferme il Napoli non era tra le favorite, ok? Quindi questo discorso è molto importante. Quando sento parlare qualcuno che ci vuole mettere pressione, a Napoli si dice "Canisciun e fes". Pensino alla pressione che devono mettersi da soli, c'è chi ha avuto la bicicletta e deve pedalare. Ecco, quindi diciamo che ha fatto un po' questo discorso anche per isolare la squadra da questa pressione, perché noi comunque ragazzi dobbiamo sempre tener conto che i calciatori sono esseri umani come noi. Quindi loro comunque avendo i social, avendo comunque il cellulare, sicuramente durante la settimana leggono, no? Leggono come noi, leggono magari le dichiarazioni di qualche opinionista, leggono i giornali magari e vedono che c'è questa pressione sul Napoli. È tutto un modo comunque per, secondo me, togliere pressione alla squadra e per farli giocare un po' con la testa libera. Si parla poi di Kvaratskhelia e della sostituzione contro il Monza, che secondo il giornalista è stata una sostituzione un po' dove lui è uscito arrabbiato, dispiaciuto, deluso. Dice Conte era arrabbiato con se stesso e io su questo sono d'accordissimo, perché a me Kvara, l'ho sempre detto, dà sempre la sensazione di essere un perfezionista, di uno che vuole sempre migliorarsi. Ha fatto una buona partita e forse si era innervosito per l'ammonizione subita dall'arbitro. Questo è vero. Però è anche vero, come dicemmo nel video di Napoli Monza, che Kvara comunque deve convivere con questa cosa, cioè lui è un calciatore comunque di un livello superiore e calciatori del genere, diciamo, per fermarli devi un po' essere più rude, più cattivo. La protesta, l'essere innervosito, fa piacere perché è presente, sente la partita, poi deve stare tranquillo con l'arbitro perché vogliamo sempre finire in 11. Ecco, questo è una cosa dove Kvara deve migliorare. Gestire il nervosismo, perché lo sappiamo gli arbitri come ci trattano. Kvara è uno che dagli arbitri non viene tutelato e quindi lui deve imparare anche, diciamo, a non cadere nel tranello e deve rimanere lucido e non innervosirsi, perché io penso che lui sappia di essere comunque il miglior calciatore, il calciatore più importante del Napoli. Un Napoli senza Kvara è decisamente diverso da un Napoli con Kvara. Poi ragazzi, si parla delle intercettazioni degli ultra tra Inter e Milan. Io sinceramente andrei avanti perché onestamente queste sono cose che col calcio a mio avviso non hanno niente a che fare e sinceramente con tutto il rispetto per il giornalista avrei detto, cioè è una conferenza pre-Napoli-Como, che ci azzecca sta domanda che non ha niente a che fare col calcio? Ecco, quindi io andrei avanti. E si parla adesso dell'effetto Conte sullo stadio. Il Maradona ultimamente sta facendo sempre sold out e Conte dice comunque questo affetto, questo entusiasmo da parte della tifoseria è una linfa per i calciatori, che quindi sono più invogliati a uscire dal campo con la maglia ancora più sudata di prima. Si parla poi di Rachmani, più in generale, della famosa frase che Conte disse alla conferenza di presentazione, cioè ad anno concluso tutti i calciatori devono sapere che con me usciranno tutti migliorati, e la giornalista dice che c'è un dato che va a confermare questa cosa, anche se siamo appena a ottobre, che dice che praticamente Rachmani dal punto di vista dei duelli aerei è il miglior difensore attualmente tra i top 5 campionati europei. Questo dato sinceramente mi fa restare a bocca aperta perché non me l'aspettavo sinceramente. Conte comunque dice che diciamo, conferma questa sua frase dei giocatori che escono migliorati con la sua esperienza, non lo dice con presunzione ma lo dice perché lo dice la storia. Ritorna ai dati dell'anno scorso, quindi 48 gol presi, quindicesima peggiore difesa in casa. Io quando leggo questo dato e penso che il Napoli l'anno scorso aveva lo scudetto sul petto, io vi giuro questa cosa mi fa ancora oggi, nonostante il primo posto attuale, mi fa incazzare di brutto. Io penso che la stagione scorsa non me la dimenticherò mai e ogni volta che ci penserò mi incazzerò soltanto.
Ditemi anche voi nei commenti se avete questa sensazione. Comunque, ripete quello che aveva detto nella conferenza di presentazione, cioè che quando tu prendi questi gol non è perché è colpa del difensore o del portiere, ma è perché tutta la squadra che non ha lavorato bene, quindi la fase difensiva generale non è stata efficace. Le squadre importanti hanno equilibrio. Io non ho mai visto vincere squadre ultra offensive o ultra difensive. Chi vince gli scudetti di solito ha la miglior difesa e uno dei due migliori attacchi. E questo, ragazzi, è vero, perché lo possiamo andare a verificare anche direttamente sul Napoli, perché il Napoli, quando vinse il campionato 2 anni fa, mi ricordo che aveva la miglior difesa. Il Napoli aveva la miglior difesa con 28 gol subiti, mentre l'attacco era il migliore. Quindi il Napoli scudettato aveva il miglior attacco e la miglior difesa. E in generale questo dato negli anni è sempre stato così. Pensiamo ai nove scudetti della Juve, avevano sempre la miglior difesa. Forse l'attacco ogni tanto non era il migliore, però un dato fondamentale di una squadra che lotta per lo scudetto è che deve prendere pochi gol. Quello ormai lo abbiamo dato per appurato. Intanto in camera mia, come sempre, arriva la luce che deve sempre pervadere le mie mura. Si parla poi della coppia Anghissà-McTominay e gli chiedono se questi due calciatori dal primo minuto possono giocare insieme. E si parla anche di Lobotka-Gilmour, cioè Conte contro il Palermo mette Gilmour e Lobotka entrambi dal primo minuto. Può succedere la stessa cosa con McTominay e Anghissà? E dice Conte che Lobotka e Gilmour hanno caratteristiche simili. Gilmour è il calciatore che in questo momento mi mette in grandi difficoltà perché è forte e non sta giocando perché ha Lobotka davanti. Passano gli anni, passano gli allenatori, passano le ere, ma Lobotka rimane sempre e comunque inamovibile per chiunque. Questa cosa è clamorosa. Parliamo di un giocatore che vede subito la giocata nonostante non abbia una struttura altissima, ma è uno scozzese forte nei contrasti. Quindi si sta parlando di Gilmour. Possono giocare assieme e l'abbiamo visto anche contro il Palermo. Si completano abbastanza. L'unica cosa è che vai a perderci fisicamente perché hai due giocatori comunque con pochi centimetri. Frank e Scott assieme hanno caratteristiche diverse. Ci possono giocare, ma con un regista nella mia visione. Ecco, quindi nella visione di Conte, McTominay per esempio nella mediana 2, ok, però deve starci vicino Lobotka o Gilmour, perché McTominay, ragazzi, nella partita contro il Monza lo dicemmo, cioè mi dà tanto la sensazione di quella mezzala offensiva che si butta in avanti e che va a diventare una sorta di attaccante aggiunto, quindi c'è bisogno di un altro centrocampista, diciamo, che stia un po' più dietro. Ovviamente in certe situazioni a partita in corso possono anche giocare insieme per tenere struttura alta e fare legna. Scott e Frank possono giocare con uno tra Gilmour e Lobotka, partire assieme no. Quindi mediana 2 per esempio, Lobotka o Gilmour con Anghissà o McTominay, questo sì. Lobotka nella mediana 2 insieme a Gilmour si può anche fare, perché ce l'ha detto. Anghissà con McTominay sì, ma solo in certe situazioni di emergenza, mettiamola così. E quindi, ragazzi, con questa domanda si chiude la conferenza di Antonio Conte pre-Napoli-Como. Ditemi la vostra nei commenti, cosa ne pensate di queste parole. Noi ci vediamo domani con il video dove andremo un po' ad analizzare il Como tramite i dati, i numeri. Quindi detto questo, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, ragazzi, forza Napoli sempre e noi ci vediamo domani. Ciao!